Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Gamer3038. Oggi siamo in un video tutorial di fotografia su come mettere dei filtri per una foto per metterla per farla meglio, come dire. Quindi oggi vi farò vedere i miei filtri che uso, come faccio io a modificare una foto. Prima di tutto vado su Darktable, che è un programma open source per Linux, Ubuntu. Lo apro. Ok, come vedete c'è questa foto. Quindi cosa faccio? La apro. Tutto? Ok, aspetta. Vado qua. Importa. Immagine. Apri. Ed eccola qua. Allora, qua come vedete c'è, vabbè, ho messo già l'intensità di rimozione foschia, tipo, perché prima era qua su 0, si vedeva tipo così, no? Invece così si vede molto meglio. E bene, adesso cosa dobbiamo fare noi? Andiamo qua, gruppo colore, no, questo qua, contrasto locale o livelli RGB. C'è il contrasto locale. Possiamo, tipo, vedete, facciamo sta roba, sto effetto strano. O se no, leviamo tutto e diventa uno schifo comunque. Era a 100, mi pare. Quindi magari direi di alzare un po' le ombre, mettere un po' di gamma. Io ora metto qua al massimo alte luci. Se lo alzo al massimo, no, aspetta, ok. Se lo alzo al massimo viene così. Se lo abbasso invece diventa un po' più buio. Ma io, dato che è giorno, direi di farlo più luminoso. E poi questo qua lo possiamo fare così per fare la foto più nitida. Appena viene più nitida la foto, così, ragazzi, direi così va benissimo. Così va bene. Poi qua come vedete c'è la mappa. La mappa, proprio la mappa del mondo per far vedere dove abbiamo scattato le cose. E stampa le foto. Ma ora io non le voglio stampare, quindi chi se ne frega. Allora, poi qua, beh, ci sono altre cose come curva base, equalizzatore del tono, l'esposizione. Tipo, non so, facciamo così. E la foto diventa molto chiara. Ora, tipo, io l'abbasso per farla un po' più scura, la metto a 0 per farla naturale. Ok, bilanciamento nel bianco e così via. Ok, allora questo non era un tutorial ricco, ragazzi. Era solo una cosa così per far vedere. Poi qua in alto c'è contrasto colore. Vado qua, tipo, vi cambia i colori. C'è una cosa fighissima comunque, raga. Cioè, vedete, i palazzi li fa diventare rossi. Ma io direi di farli un po' naturali, quindi così. Ok, questo è il colore naturale al 100. All'1, non 100, scusate. E qua invece è blu giallo. Tipo, facciamo tutto giallo, non è simile. Questo è un effetto, magari se volete andare al mare in Grecia, tipo a Santorini, in quei posti lì, volete fare il cielo e l'acqua azzurra azzurra, e poi le case molto colorate, di azzurro o di bianco, sapete, no? Le case, quelle greche, della Grecia, no? Che hanno il tetto bianco e azzurro. Ok, bene. E basta, ragazzi. Questo era il video. Ora ho toccato, quindi vabbè, non fa niente. Comunque l'immagine avete visto com'è venuta. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Non era un tutorial molto ricco, anzi era un video così solo per fare qualcosa, perché non faccio un video da un po' di tempo.
da tipo 50 giorni che non faccio video. E vabbè, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!